vi sia ovviamente molta attenzione nei confronti dell'Italia, del suo sistema siderurgico, delle sue tradizioni, della sua cultura, del suo lavoro, lo dimostrano anche gli incontri che abbiamo avuto per il sito di Piombino, che è l'altro polo importante siderurgico italiano, in cui speriamo che a breve si possano conciliare due potenziali investimenti, quelli dell'azienda che già da anni possiede il sito e che finalmente è sempre intenzionata a realizzare investimenti importanti anche nella transizione green, e quella di un altro gruppo multinazionale che ha intenzione di realizzare anch'esso nello stesso sito, condividendo la stessa area, degli impianti siderurgici green nelle modalità che oggi sono competitive a livello europeo. Noi abbiamo detto, io ho assicurato oggi in Parlamento, ho voluto riferire in Parlamento per coinvolgere tutti in questa assunzione di responsabilità del sistema paese nei confronti di quello che è un orgoglio italiano. L'Ilva di Taranto, il più grande polo siderurgico d'Europa, che può esserlo e noi vogliamo che sia anche il più grande polo siderurgico green, più avanzato del nostro continente europeo, per disegnare poi un piano siderurgico che abbia in Italia quattro poli: il polo di Taranto, il polo di Piombino, così rinforzato, il polo di Terni, tra cui a breve delineeremo l'accordo di programma per quel sito siderurgico, e il polo delle grandi acciaierie green del nord Italia, per rifare una siderurgia italiana leader competitiva in Europa, base fondamentale dell'industria manufatturiera, della cantieristica, della nautica, dell'automotive, dell'elettrodomestico, delle ferrovie, del sistema delle infrastrutture, delle costruzioni, della meccanica italiana. Tutto ciò non sarebbe esistito se non ci fosse stata la siderurgia italiana, e tutto ciò può esistere ed essere più competitiva del mondo se ci sarà la siderurgia italiana. Per questo il governo ha assicurato in maniera coesa e determinata il massimo impegno per dare una svolta netta per il rilancio dell'industria siderurgica, per la sua riconversione ambientale. Il governo c'è, è determinato e ha fatto appello al Parlamento perché il sistema paese si è unito in questo momento di massima responsabilità. Quindi deve cambiare partner industriale, che è un via in Italia per qualcun altro, no? Noi abbiamo detto che faremo la nostra parte, l'attuale partner privato ha detto che non è intenzionato a metterci risorse, ovviamente abbiamo dato mandato in Italia e ai suoi legali di sciogliere questo nodo. Il ministro e comunque in futuro ci sarà sempre un partner privato.